Signor Galantino, notizie terribili che giungono dalla Francia con ancora una volta questo attentato terroristico che ha sconvolto il mondo. Sì, notizie terribili perché laddove ci sta violenza, anche quando non ci sono morti, quando c'è violenza sono sempre notizie terribili. Evidentemente in questo caso la crudeltà è ancora maggiore perché ci sono vittime e poi pare, si tratta anche di un attentato programmato, ben programmato, quindi la crudeltà, se è possibile, è anche maggiore. Evidentemente questo deve far riflettere tutti quanti proprio sulla vigilanza che bisogna avere, vigilanza nella formazione, vigilanza nella condanna. Grazie a Dio da tutte le parti c'è stata condanna nei confronti di quello che è successo, perché anche il silenzio, anche il distinguere a questo punto potrebbe configurarsi come una sorta di appoggio, ma alla crudeltà, questo tipo di crudeltà, non esistono appoggi che si possano dare, non esistono spiegazioni che si possano dare, sono soltanto atti vandalici, crudeli e basta. Chiese bruciate in Africa, in Nigeria, un attacco alla Chiesa. La Chiesa a questo punto che cosa deve fare? Ma io non derubricherei subito con attacchi alla Chiesa. Intanto sono attacchi alle persone, intanto sono attacchi alla libertà delle persone, intanto sono attacchi alla convivenza tra i popoli. È evidente che poi in momenti diversi, come in questo caso, gli obiettivi di questa malvagità, di questa crudeltà, hanno obiettivi diversi, diciamo, no? In questo caso è la Chiesa, in questo caso è il cristianesimo, anzi. Come esiste il rischio che atti come quello di Parigi possano in qualche modo minare gli sforzi per il dialogo interreligioso? Ma io non restringerei il discorso soltanto al rischio che venga minato il dialogo interreligioso. Prima di tutto viene minato il tentativo di far vivere insieme le persone, quali che siano le loro origini. È evidente come in certi casi poi ad essere messo in crisi, ad essere messo in croce, è il dialogo religioso, è la libertà religiosa. Scusi, ci sono preoccupazioni per quanto riguarda Roma, soprattutto San Pietro, c'erano state delle... Ma questo bisogna chiederlo agli investigatori, al Ministero degli Interni, non certamente a me, ma non mi pare che ci siano queste preoccupazioni. Benissimo, grazie, Monsignor Perfetto.